Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consista il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Questa settimana andiamo a parlare di un argomento tanto importante quanto sconosciuto ai più e riguarda in maniera diretta la maggior parte delle produzioni audio. Sto parlando della pre-produzione. Sigla! La pre-produzione. La pre-produzione. Questa pratica ha una gigantesca importanza e serve ad innalzare la qualità del brano o dei brani che si stanno per realizzare. In sostanza consiste nel fare una registrazione prima della registrazione. Sì, ma allora basterebbe fare direttamente la registrazione definitiva, no? Assolutamente no! Infatti sarà proprio in questa fase che emergeranno tutti i possibili problemi. Come ad esempio scegliere i suoni di chitarra, i suoni di tastiere, l'elettronica, scegliere perfettamente il groove e fare in modo che combaci perfettamente con la linea di basso, scegliere i fill di batteria più corretti, eccetera, 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 eccetera. Ovviamente questa pratica ha senso per i generi che hanno bisogno che ci sia una pianificazione prima, ad esempio per il jazz o per i generi che hanno bisogno della massima sinergia fra i musicisti e di ciò che nasce lì al momento, questa cosa non ha nessun senso. Sigla! Ancora! Ok, ok, cominciamo l'elaborazione di questo brano, quindi lo ascoltiamo, buttiamo giù la struttura e facciamo le prime scelte, giusto Alex? Perfetto. Prendiamo un foglio bianco. Foglio bianco. Ma un diminuito è una sovrastruttura di un accordo di dominante. Di dominante. Bomba! Va bene, proviamo a scrivere questa meravigliosa struttura. Quindi noi abbiamo sostanzialmente Re minore, Si, La, Re, giusto? Molto bene. Come si chiama questo pezzo? È tipo il ritornello, giusto? Che parla del sol minore. C'è un la alterato, un la 7. Perché il tema? Esatto. Perfetto. Questo ripreso tradimento non vanno bene. Il nostro bel tempo è a 71. Ok. 4, 5, tempo. 2, 3, 4, 5, boom. Are you ready? Perfetto. Due battute. 4, 5. Perfetto. Perfetto. Bene, proseguiamo con il drum set. Oh. Alex, smettila di suonare. Sei proprio un chitarrista. Ops. Venis, no va falsino armira, fidali. Ok, ho appena finito di editare la pre-produzione che abbiamo registrato e questa volta ci tornerà utile anche per un altro motivo, perché le due voci potranno esserci solamente fra pochi giorni e non quando la base sarà già pronta. Quindi utilizzeremo la pre-produzione anche come base per registrare le voci definitive. Perfetto. Allora, via. Iniziamo così! Boom. C'è solo una vocale. Vieni! Vieni, vieni, vieni! L'era bene. Io esco. Io esco, Maria. Questa. Meglio la prima? Assolutamente. Peccato! Samantha intervista al microfono. Sei un microfono? Bene.
bene, allora okay. Facciamo un check. Vai. Perché si agita il mare? Perfetto. Che sai? Lo sapevo! Vederti mai. Allora facciamo il finale del ritornello. Oh, questo non ci piace. È qui la festa? Perfetto. Top. Perché spacchi tutto? Si è rotto. Mi è rotto l'elastico. Mi ha rotto le balle. Io adesso come faccio a fare? Cioè. Alex, sei un disastro. Top. Questo pezzo è bello, eh. Sì che quazzo pa quazzo pa quazzo pazzo è pezzo. È bello. Perfetto. Ragazzi, grazie mille per esservi sparati questo video anche questa settimana. Noi ci vediamo con calma nel prossimo settimanale.